Alessandro Zuek Simonetti è un giovane fotografo italiano che, appassionato di skate e culture giovanili di nicchia, si è avvicinato alla street photography, acquisendo presto un occhio speciale, dal gusto reportagistico, per fotografare le strade delle grandi metropoli americane. Dal Veneto si è spostato a New York, dove vive e lavora per importanti riviste locali e internazionali. Che tipo di attrezzatura usi? Lavoro molto spesso con una 35 mm reflex, ne ho 2-3 in pellicola, poi ultimamente ho cominciato a scattare in digitale, soprattutto per lavori più commerciali, diciamo che la parte legata, cioè la mia ricerca è legata alla strada, per cui scatti rubati in strada, ritratti, situazioni nella città. Sono tutte pellicole in bianco e nero. Ho cominciato appunto, come ti dicevo, ad usare il digitale, anche se lo usavo prima quando lavoravo magari in studio, per i lavori commerciali. Però di solito quando uso il digitale tendo sempre a non lavorare troppo il file, per cui se scatto in digitale lascio le foto a colori e non le flippo mai in bianco e nero. Scatti in RAW o in JPEG? Scatto in RAW, sempre, così non mi tolgo le possibilità di lavorare il file, anche se non sono un grande computer grafico, non so. Per cui è forse la latitudine mia rispetto alla fotografia, appunto quello di lasciare, non manipolare troppo il file. Per cui ecco, però scatto anche in medio formato, ho una 6x6 della Mamiya biottica, ho una macchina che fa delle fototessere, scatto il Polaroid, adesso comincio una serie di ritratti in banco ottico. Mi piace utilizzare qualsiasi apparecchio fotografico. Sviluppi e stampi tu i negativi? Quando posso sviluppo e stampo io. Quanto conta l'iniziativa personale del fotografo nel tuo campo? L'iniziativa personale per un fotografo penso sia fondamentale. Io poi non ho un'agenzia, ho sempre lavorato. Tutti i contatti che mi sono creato sono contatti che mi sono creato dalla base, dal nulla. E per cui per me ti direi che è fondamentale. Poi secondo me adesso come adesso per vivere di fotografia o comunque lavorare bisogna lavorare molto sul concetto di PR, di se stesso. E per cui sì, conta, penso sia un aspetto fondamentale. C'è un soggetto che vorresti fotografare e non hai ancora fotografato? Non c'è un lavoro in particolare, un soggetto particolare che aspiro a fotografare. Io sono attratto dalle situazioni, diciamo, sociali, no? Per cui anche reportage sul fetish, quello su lo shooting range, ha comunque una cosa che abbraccia un aspetto sociale, e per cui ogni volta che trovo una situazione che mi intriga sotto questo punto di vista vorrei fotografarlo, per cui penso sia una cosa che a crescere, no? Che poi va a pari passo con il mio modo di pensare, il mio modo di maturare. Quali sono le caratteristiche fondamentali per chi fa street photography rispetto agli altri generi fotografici? Beh, io mi sono imposto di avere una faccia tosta incredibile quando scatto, ed è una cosa molto psicologica anche, no? Scattare gente che non conosci, subentra sempre una componente di vergogna, di timidezza, di il fatto di non voler essere invadente rispetto alla vita degli altri, ed è una cosa che un po' devi dimenticare, no? È una cosa che penso i fotografi di guerra che stanno fotografando una madre che piange il figlio morto. Cioè, ti chiedi come fai a fotografare una cosa del genere, no?
Quali sono i fotografi che ti hanno ispirato? Sono fotografi che probabilmente molti non dicono nulla, che sono fotografi che ancora sono in vita e sono fotografi contemporanei. Friedman, Jama Shabazz, con il quale sono amico adesso, che è un fotografo di New York. Marta Cooper, che sono tutti questi fotografi che hanno seguito per primi la scena urbana street di New York. Ti parlo di cultura, di strada, come sai, il graffiti, lo skate, che alla fine è quello che mi ha avvicinato alla fotografia a livello personale, no? Perché le prime cose che scattavo erano appunto graffiti, skate. E poi ci sono una miriade di altri fotografi che mi piacciono molto. Quanto conta avere altri interessi oltre alla fotografia? Diciamo che invece avevo molto interesse e la fotografia li ha coperti, no? Per cui la musica, ho scattato un sacco di foto e concerti, appunto quello che facevo, i graffiti, lo skate, ma poi secondo me la cosa fondamentale è essere curiosi rispetto a un fotografo che scatta cose, diciamo, creative, comunque che ha a che fare con la creatività, deve essere curioso. Ti sei mai appostato per scattare una foto oppure sei più istintivo? Sono così, abbastanza istintivo, però poi una cosa che è venuta fuori con questo fotografo Jama Shabazz, che ha fatto questo video che si chiama Back in the Days e ha fatto una sorta di catalogazione di genere. Per qualche motivo lo associo a Howard Sanders, no? Che è uno dei primi ritrattisti, e anche lui negli anni 80-70 ha fotografato tutti questi personaggi del Bronx, di Brooklyn, del Queens, Manhattan. La fotografia di strada è un po' così, no? Aspetti la mossa dell'avversario e puoi aspettare anche un quarto d'ora, mezz'ora. Poi vai avanti come un alfiere, non lo so, io non gioco a scacchi. Però ho applicato questa tecnica, già era qualcosa che mi apparteneva già da prima e mi ha fatto piacere sentire questo paragone, perché effettivamente è ottimo, insomma. Per cui sì, mi è capitato di appostarmi e alla fine fare lo scatto che volevo fare. Anche con quella vecchietta, alla fine ho detto scatto uno scatto, bah, mi sono messo lì e lì ho fatto uno scatto unico e sono rimasto lì fino a quando la tipa non ha alzato l'occhio, ha guardato in camera, ho scattato e poi sono anche lì. C'è differenza tra lavorare in Italia e in America? Posso dirti la differenza che c'è tra lavorare in Italia e lavorare a New York, perché poi l'America è molto grande, non tutti i paesi, le città americane hanno lo stesso appeal, la stessa energia che ha la città di New York. E una cosa che ho notato qui a New York rispetto all'Italia è che la gente ti dà molto più credito. E, appunto, con questa grossa azienda di streetwear ho conosciuto un ragazzo per strada che lavora come creativo là dentro. Mi fa, beh, fai un giro in azienda, vediamo, boh, ci conosciamo, ti mostriamo l'organico, visto che conoscevo già questa azienda da un po', dall'Italia. E per cui sono passato, avevo il mio computer dietro, un piccolo book di ritratti, e il marketing manager mi fa, guarda, non so come, non so quando, però voglio fare qualcosa con te. E adesso lavoro per l'altra sua azienda anche, che è una ditta di skate, e scatto i cataloghi, gli advertising per loro, per cui sempre foto in giro per la strada e mi lasciano molto spazio. Per cui ecco, in questo senso in Italia ho visto che probabilmente c'è un po' una chiusura mentale rispetto a queste cose, per cui se qua sembrerebbe più facile, anche se non è facile la città di New York, anzi in Italia c'è una qualità di vita superiore che si riflette anche poi su te stesso, no? A livello di salute, di stress, però di sicuro
una città come New York, come molte altre città in Europa probabilmente, o in Asia adesso, sono molto più aperte rispetto alle idee, alle persone propositive, per cui per adesso è un posto che consiglierei a chiunque, anche per un'esperienza proprio di per aprirsi la mente. Comunque viaggiare, ho notato, ho sempre viaggiato, è una cosa che soprattutto per un fotografo, un artista in genere, ti dà molta energia.